quando mi sei mancata. Finalmente mo stai a Napoli. Facetemi abbracciare un momento, sono 10 anni che non lo vedo. Figlio mio, come ti sei fatto vecchio. Hai visto, pure Ciro è venuto a salutarti. Dai, mi ho pensato sempre. Eppure, oggi pensate. Quando è già cominciato, te ne avevi 10 anni. Oh, era bravissimo. Un fulmine, un colpo e spalla. Ha già fatto carriera. È mosto un cacca. E come? Hai rubato. Come ha già rubato? Che ma? Come l'ha rubato? E che cosa rubato? Che le cabinette, aniele, laccettine, rilogge, borse, portafogli. Senza armi, solo con le mani. Così. Può interessare l'oggetto. E la rubava così, senza orientamento. E ti sei fatta da 7 anni per questo. Si fece. Se ti appellavi all'articolo 57 alle sentenze della Corte Costituzionale del 67, non ti facevi più di 3 anni. Si proprio non fece. Ma tu che parli tanto, dimmi un po', sei avvocato? No, però è come se lo fosse. Mio figlio invece è avvocato, ma è come se non lo fosse. Ah. È bravissimo, sa tutto a memoria. Penale, civile, appelli, codicilli. Solamente che non trova lavoro. Mi aveva promesso di interessarsi Don Antonio Malagardi. E dopo non se n'è interessato più. Esatto. È vero, no? Eh? Esatto. Salvatore, questo avvocato che ti sta facendo scemo, come si chiama? Chi è un bravo avvocato? Me l'ha consigliato... Don Antonio Malagarne. Sono tutto carino. Vanno tutti i giorni in un ristorante importante. È un omaggio a Malagarne. Sapere caso un merda. Buongiorno, Don Andò. Avete dormito bene? Bella giornata. Avete un viso molto riposato. Piano, ecco. Orientamento. Insomma, che volete dire? Il presidente dell'azienda Monopolio Banane è stato incriminato per truffa ai danni dello Stato. Attraverso gare truccate avrebbe affidato appalti per un giro di miliardi a proprie società gestite da prestanomi. Poi questa si chiama rubare. Sarebbero coinvolti nel... Con orientamento. L'intelligenza. Gaetano Zà, tu perché stai in galera? Contrabbando di sigarette. Contrabbando di sapete. E tu? Salvato. Per furto. Rubavi il gallino. E tu? Domenico La Sciarra. Per truffa. Ma chi sto conosce a tutto qua? E tu? Schifato. Per rapì. E tu? Di Domenico. Sfruttamento della prostituzione, donna, bambini, già. E mo, che voi state in galera, chi è che ci pensa alle vostre famiglie, ai figli vostri, o Antonio Malagardi, eh? O di chi? Non ci pensa. E Malagardi papà gli avvocati, voglio dire quelli bravi che fanno la sciacca. Eppure che se vuol di chi? Non ne parla. Vuoi di questa prega? Ai, sta parla chiaro. Ha ragione.
Voglio dire semplicemente che quando un re pensa i cazzi suoi, quelli come voi rimanono in galera a fivirma per sempre. E tu? Tu? O tu? Non siete meno intelligenti di chi là? O vai, è che non siete organizzati. Ma voi con quest'aria da professore, come avete fatto a pigliarvi 30 anni? Ho ucciso un uomo. E come l'hai ucciso? A colpi di libri. L'ho ucciso con le mani. Alfredo. Addio, professore. Annaccia, colonna, tutte le volte che ci ritroviamo a rindano carcere, state sempre a ricamare, eh? Russo, scrivitela che la voglio bene assai e che mi vada a sposare. Sì. Se no la c***o. Cosa? La donna amata non si può minacciare. E invece sì, scrivitela testuale. Ci pensi, ci pensi. I lacci. E chi le chi sono? Sui calabrisi. Quelli dell'Andrangheta, del capo e Domenico Spina non sorprende. E i siciliani? Il brido là, vicino muro. Siciliana, potente e fatiente. Quelli là di fronte a noi invece sono i rivoluzionari. Parlano, parlano, ma te ne una capa confusa. Io Malacarna, quando la piglio l'aria? Rosso, piglio l'aria la piglio quando vuoi. Se avete qualche cosa da chiedergli, un favore, una protezione, chiedete udizi, però non vi presentate mai a mani vacante, eh? Prima o poi l'ha già incontrato, però non sarò io a chiedergli udizi. Fatterà quella che ti serve e puliscimi la cella, professore. L'aria è finita! Rientrare! Rientrare! A 10 anni che sto in galera, non l'hai mai fatta per nessuno. Così stiamo un po' cassi. Non ce n'è bisogno. Aspetta, devo tagliare una cosa per fare. E Dio, portanci. Magari si ci fanno mettere. Ce ne manna ancora. Grazie, sì. Aspettate. E allora? Le etichette sono un capolavoro. L'acqua fa schifo. Vi annunziate che in America ci mandiamo solo le etichette. L'acqua e le bottiglie e pigliamo là, eh? Come volete voi, Ronaldo? Tanto chi aveva una Coca-Cola, che ne capisci? Così risparmiamo tempo e denaro. Allora, continuate. È brava, ma tiene un carattere chiuso. Tengo paura che la fanno male.
se voi potete proteggerlo. Mm. E chi parla? Lo professore Vesuviani, che gli scrive lettere. Per quel pezzente di tuo fratello non posso fare niente, eh? Io posso proteggere a te, se vuoi, eh? Canarigi. Canarigi. Cosa? Chitari, di umiliarti così davanti a tutti. Tu non ne hai cercato carità a nessuno, capito? Io non tengo bisogno della protezione di nessuno, capito? Sì, sì, ho capito, ma calmati, calmati, calmati. Vabbè, avvocato, a disposizione a vostra. Che te non faccio? Niente. Niente. 841. Ci ritmanna questo. L'hanno fatta rinda a fabbrica sua. Ha fatto una bella carriera, sì. Ma la pratica mia, a che punto sta? Che poco fa me, devi aspettare. E tu dici sempre aspetta, aspetta, io aspetto. Quanta sorte tenimmo? Qualche milione. Qualche quanto? Quattro, forse cinque. Va bene. E questo, vostro figlio all'avvocato? Sì, sì, è lui. Come ti chiami? Goffredo La Sciarra. Stiamo a sentire. Io te ho anche i soldi per te mettere in un bello studio, però tu mi hai la soddisfazione. Va bene. E giudice, quando te vero, nanna tramma. E a difendere chi dico io, a spese mie. Hai capito? Ma quello che si è messo in testa, ancora non l'ho capito che provo poi. Grazie, ci penso. Finire sempre sotto i piedi tua malacarte. Manculicani, professore. Bravo. Complimenti. Si vede che voi non siete come quello là. Guardate, che si mette a fare la ginnastica e se ne fotte. Ogni tanto ci devo qualcuno. E lo faccio ci non a fare tanto che la percentuale di qualche appalto, di qualche tangente. La solita caramella che non divide con nessuno. Ma dell'organizzazione. Della vecchia camorra che ne è, professore. È uno sfascio. Uno sfascio dentro e fuori dal carcere. Tutti sbandati. Tanti finti guappi che si schifano tra loro e non sanno nemmeno controllare il traffico delle sigarette. E sapete perché un malacarne non ne vuole parlare contro questa vergogna? Sì, perché è legata a cosa nostra. Ma recitami la verità. Perché voi calabresi prendete tanto a cuore e dici grazie alla camorra? A che cazzo puntate? Parlammaci chiaro, professore, voi sì che siete intelligenti, molto intelligenti. Con uno come voi si può arrivare in alto, molto in alto. Mi seguite? Sì, sì che mi seguite. Siete intelligenti. Ma l'intelligenza, caro professore, non basta. Come dicono a Napoli, bisogna tenere le palle. E voi e tenete le palle. Alfred, digli a dirlo. Quando esci ti può servire. A così la femmina dovete avere con mano, signore. E non la devi più sparare per te far sposare. Grazie, professore. La faccia mi sotto i perusti. Ma mietta a dirlo. Mietta a dirlo che mi ha fatto un'imbasciata importante. Mia.
A te l'educazione non te l'ha imparata ancora nessuno, eh? Chi sei tu, capo? Vengono ammasciato per voi da parte del professore di Vesuviano. Lo stronzo. Ecco, boami. Vi invita domani a mezzogiorno nel cortile per tirarvi con la molletta. Un duello. Ma perché va a morire così giovane, sto stronzil? Che la bonna servì a tempo e guerra. Chi ve l'ha fatta? Buona fortuna, vai, c'è buono. Qualsiasi cosa a disposizione. Chi? Non donna, che gli viene a me sto fatto, mi sa. Le 12:10. Ma via nonni, ora veremo. Ho capito ma la carne sul cero 48. 48. Credo. Che è successo, ne? Lo domandi il vostro avvocato. Dentro ci sta una lettera. Il Presidente della Repubblica concede la grazia e la medaglia al valore civile ad Antonia per essere riuscita a salvare con un atto di coraggio. Questa sì, caro Presidente. Con un atto di coraggio. Che ora sono? E ora si sono fatti le 12:30. Oh, ma la carne è un guappo di cartone! Oh, ma la carne è un guappo di cartone! Un guappo di cartone! È bravo, professore Vespiana! Cazzo, professore, non mi che palle! Thank you.